Zombie Apocalypse. E rieccomi con un altro secondo nuovo video. Speriamo che la memoria mantenga di questo telefono. Allora, questo è un video beauty finiti, perché ovviamente volete che non abbia finito i miei prodotti beauty? Non so quanto ve ne sia, quindi non mi linciate se vedete prodotti che purtroppo me dovrei buttare, perché alcuni non l'ho potuti né finire e né tantomeno utilizzare, perché facevano veramente pena. Avevo una puzza che non mi dico. Non sto scherzando. Quindi cominciamo da questi. Queste salviette qui è la Camilla, che veramente non sanno manco di Camilla. Di cosa sono? Sì, dell'Eurospin, esattamente. C'è qua il marchio, Eurospin. Lo vedete? No, non si vede. Comunque, fidatevi. Questo è Eurospin. Sì. Questo è igiene intima, ma non mi piace. Non mi sono piaciute. E ve le boccio perché fanno pietà. Non piacciono. Quante erano queste? Aspettate un secondo. Quante erano? Boh, non lo dice neanche. Ah, 20 salviette, va bene, ginecologiche. Boh. Poi ho finito altre salviette che ahimè non so manco sono più. Sì, si sono seccate, complimenti a me. Questa è una plac, aspettate, ve le metto qua. Ok, l'avevo qua sotto la mia. Mi sono tuffata per prendere la, per mettere a posto la busta. Vedete qua, c'hanno questo. Ma io non so per quale motivo la chiusura è ermetica. Questa qua non l'ho utilizzata più tanto, quindi ciao ne proprio. Vabbè. Quante erano queste? 72 pezzi di salviette, di salviettine. 1,78 euro. Ho preso l'Eurospin, le devo ricomprare perché erano buone, ma non sono riuscito a terminarle in fretta e le dovrei riutilizzare e ricomprarle. Anzi, prima le ricompro e poi provo a vedere se mi piacciono ancora, perché pare che siano buone. Oh no, non ho preso l'Eurospin. No, ho sbagliato, scusate, non le ho presa l'Eurospin, ma in un negozio qua vicino a casa, che purtroppo non ho fatto a tempo a utilizzarle, quindi le devo ricomprare e utilizzarle. Anzi, ne ho un paio in borsa, ma quelle in borsa le tengo in borsa e le altre le utilizzo per fare i swatch quando mi trucco qua sulla mia postazione trucco barra computer. Questa qua le devo praticamente come si dice, buttarle, perché oramai si sono seccate completamente. Bye bye salviettine, ve le consiglio se vi possono piacere, però raga, io vi consiglio di prendere una cosa più piccola per non stare a comprare una più grossa che magari manco utilizzate tanto. Se non siete affiatate come tante altre qua su YouTube di salviettine molti grosse come queste, prendete, ma io vi consiglio un pacco più piccolo che è meglio. Poi altro c'è, ho finito, non uno. Ah sì, ok, va bene, mi sembravano due, invece uno. Allora, Oral-B, denti e gengive, colluttore senza alcol, è ok, ma mica tanto, aiuta a ridurre la formazione della placca, aiuta a prevenire le carie, al fresco, sapore di menta. Ok, 500 ml di prodotto, e sto provando questo colluttorio Oral-B, molto buono, fresco, profumato, ma devo dire la verità, non mi ha fatto impazzire. Non è un colluttorio che ricomprerei, perché secondo me è più buono Listerine. Sì, adesso dall'odore sembra che fa qualcosa, a me non mi fa impazzire, preferisco il Listerine. Qua si sta pure scadendo la batteria, andiamo bene. Allora, qui c'è Mantovani, Mantovani è top, è fenomenale, wow, fantastico, ha una formazione fuori dal mondo, molto buona, e bagno doccia neutro, formula extra delicata, quindi la usava anche mia nonna e mia madre quando, insomma, quando era in vita, quindi sì, questo qua è molto buono, quindi
Ve lo consiglio soprattutto perché non secca la pelle come fa il Vidal, non lo so, ma a me il Vidal ultimamente mi secca la pelle, anche se è profumato, ma non c'entra niente. Questo mi ammorbidisce la pelle, me la profuma e me la pulisce anche. Non mi interessa il profumo, ma deve anche saper pulire oltre a fare la schiuma. Top. Poi, altro Vidal, non per importanza, ma c'è un altro Vidal. No, che Vidal, scusate, Mantovani. Latte di mandorla e clinicamente testato. Questo qua è fenomenale. Fa una pelle molto morbida e buona al tatto. Quindi, cosa? Ve lo straconsiglio. Questo qua alla mandorla, della Mantovani. Quanto ce n'è? Qua ce n'è 400 ml di prodotto. Poi. Balsamo della Splendor addolcente al cocco. Qua ce n'è 300 ml di prodotto per 12 mesi. Sì, qua ce n'è, dovrebbe essere una troppo, ma mi sa tanto che. Sì. Non ce n'è più, mi sembrava ce ne fosse ancora, ma in realtà non ce n'era. Quindi no comment. Che dire, mi è piaciuto, sì, mi è piaciuto, lo ricomprerei, sì. Lo ricompro, anzi lo devo ricomprare appena vado a sapere i profumi perché ragazze, mi è piaciuto un botto, sproglia i capelli che è una maniera pazzesca e veramente top, fenomenale. Quindi non c'è che dire. Ve lo consiglio perché veramente, non lo so, mi sproglia i capelli che è una cosa, vabbè, a parte dovete andare voi a pressare contro il capello delicatamente, no? Come faccio io che tante volte ci vado aggressivamente con i capelli e non va bene. Anzi, a volte mi tocca fare ciuffo per ciuffo sotto la doccia per poterli sprogliare proprio alla buona, come suol dire. Alla buona perché una buona è una parola, però ci mi ci impegno, basta che usate la mano leggera e ci andate. Ciuffo per ciuffo, vabbè, non sarà facile, ma ci provo. Però mi piace questo perché ha una profumazione veramente molto paradisiaca, top, fenomenale. Se vuoi restare tropici, dove la vita. Un altro Mantovani, questo è aloe e avocado. Anche questo, top, molto buono. Poi. Altri due, non per una, non due, ma ben tre. Cosa c'è altro qua? Ah sì, ok. Ben tre, shampoo e questo secchi. Capelli secchi e spenti. No, shampoo secchi, capelli secchi, sì. Capelli secchi e danneggiati, esatto. Uno, due, shampoo definizione, ricci nutrienti definiti, scusate, 96 anticrespo, 96 ore, vabbè, ciao. Anticrespo e antiumidità, questo qua, questo è il secondo, e l'altro. Antiforfora 2 in 1, ok, capelli normali ed è questo. Mi è piaciuto un casino, quindi se vi va fate una corsetta a comprarlo perché è veramente molto buono. Antiforfora anche questo, fenomenale. L'ho utilizzato mia nonna, quindi top. Poi ho finito quest'acqua qui termale che mi sa che non viene più. Ah, non viene più, no, vedete che non c'è più lo spruzzo. Non so se si vede, ma non ce n'è più. Comunque, questo era un 400 ml, no, neanche, no, 150 ml di prodotto, millimetri, top, veramente molto buona. Quindi, poi una maschera finita della Garnier, anche questa mi ha fatto la pelle, proprio mi ha risucchiato la secchezza della pelle e me l'ha fatta veramente wow. Come questa maschera non ce n'è. È veramente, ma veramente topissima. Quindi, se la trovate in circolazione da qualche parte di Gotha o dove volete voi sapone profumi o acqua e sapone, prendetela perché in un anno, secondo, anche non lo so, posa di 15 minuti, anche di più di 15 minuti, più di 15 minuti fa il suo sporco lavoro. È veramente fenomenale, top. Ve la consiglio perché questo è 15 minuti di posa. Comunque, è veramente wow. Poi, cos'altro dire? Ho finito un'altra crema della Vichy, acqua termale, anche questa non è male per niente, quindi è top. Molto buona, non è appiccicosa e soprattutto
non unge niente, si asciuga in un lampo, si asciuga subito veramente, molto fantastica, fresca e non mi fa sudare il viso, non mi sputa fuori sebo, quindi fantastica. Vedete, già l'ho finita, non so se si capisce dal video, dalla luce, però è molto buona. E anche l'ho finita, non so quanto tempo l'ho finita, ma si vede che me l'ho mangiata, che è molto buona. Mangiata si fa per dire che mi è piaciuta tanto. Ok ragazzi, io adesso metto a posto tutto perché altrimenti qua faccio un guinzaglio che non mi va. E nel frattempo vi dico, se vi va, seguitemi su tutti gli altri social che vi metterò nell'info box come nickname. Non metto né link né nulla perché altrimenti fanno notte, neanche no. Però in compenso che mi avete guardato il video eccetera, dove ho messo l'altro? Bene ragazzi, questa è la mia bella bustona, bella piena, che adesso vado a cestinare a fare la raccolta indifferenziata e noi ci si becca al prossimo video. Ciao ragazze, a presto, un bacione e niente, se questo video vi è piaciuto mettete un bel like e se no buona vita, ci vediamo al prossimo, ciao!